benvenuto a Quaide, come vedi c'erano in tutti che foto e ci piace sottolineare che non ci sono solo gli studenti ma i professori e i genitori degli alunni di questa scuola. Ci sono soprattutto i ragazzi che hanno già letto il libro, ce ne sono altri che invece sono venuti e da quello che diremo magari saranno sollecitati a leggere in un secondo momento. Io diciamo accorcerei subito i tempi e non perderei il tempo a dirvi chi è Marco Arme, però vi posso solo dire questo, che se andate in internet, una persona che ha scritto tantissimo, infatti anche questo ci dirà dove trovo il tempo di scrivere tanto, si è occupato lì dell'antropologia culturale all'Università di Genova e ha pubblicato dei libri appunto di antropologia, ma in particolare anche sulle culture, sull'identità, sul viaggio, quindi sul turismo esotico. Il libro che noi oggi discutiamo, La fatica di diventare grandi, come sapete l'ha scritto in collaborazione, la seconda parte di Pietro Pollice a me. Quindi mi piacerebbe approfondire appunto la prima con lui. E però prima di fare questo, tanto appunto ringrazio per essere venuto, perché è assolutamente un grande onore vedi anche la... subito riservarci almeno un quarto d'ora finale, perché so che tanti vogliono che tu autografi il libro, quindi penso già delle possibili dediche, la stessa seriale se vuoi. E quindi sono tante le cose di cui dobbiamo parlare. Io procederei in questa maniera. Intanto, appunto, come tutti sappiamo, Marco Arme è un antropologo che peraltro si è occupato di studiare le società tradizionali, soprattutto dell'Africa, ma anche le culture dei pastori transumanti del nord della nostra nazione, dell'Italia. E quindi piuttosto che perdere tempo a parlare e a spiegare di cosa sia l'antropologia, partirei così, così tanto familiarizziamo e ci conosciamo. Dopo tutti questi anni di lavoro sul campo, quale ti sembra che sia l'esperienza più interessante che tu hai fatto finora nel tuo lavoro? Quella che ci vuoi raccontare, quella che vuoi condividere con noi, ma che ci aiuti nello stesso tempo a capire che cosa consiste il tuo lavoro? Va bene, grazie. Allora, ciao a tutti, ciao a tutti, compresi i genitori, tanto ormai siamo a metà corso per la vita. Grazie di avermi invitato, grazie, è stato appunto in Audi quanto i vostri insegnanti. Qual è l'esperienza di più? Beh, devo dire che forse l'esperienza più intensa è stato il periodo trascorso, quasi l'anno, 11 mesi in realtà, trascorsi in un villaggio del Benin settentrionale in Africa, perché lì è stata veramente un'immersione totale, ma devo dire che è stata un'esperienza perché impari per una volta nella vita cosa vuol dire essere fuori posto. Noi normalmente viviamo nella nostra comunità, cioè a chi va bene, diciamo, vive nella propria società dove tutto sembra normale e dove tu sei quasi normale per gli altri, mentre invece vivere in un villaggio africano, beh, sei quello strano, sei tu quello sotto osservazione, no? Per cui devo dire ancora un grazie enorme a tutta quella gente che mi ha sopportato, perché all'inizio facevo delle gaffe colossali. Per esempio, io avevo imparato il saluto, che è molto complesso il saluto che veniva fatto, che la formula era più o meno come stai, e l'altro risponde all'Africa, vuol dire bene, come sta tuo padre, bene, come sta tua madre, bene, come sta la famiglia, bene. Io all'inizio avevo un po' di perplessità perché si salutavano quelli di 80 anni e dicevo, ah, fanno ancora i genitori. In realtà no, si dice bene anche se sono morti tutti. Però è un saluto poi lunghissimo, elaborato. E io l'avevo imparato a memoria, stavo ascoltando perché ero lì ospite al capo villaggio. Per cui dopo un po' di giorni andavo in giro salutando, ed ero fiero, no? Salutavo tutti così,
Dopo due giorni mi ha preso un signore da parte e mi ha detto: guarda che quello è il saluto che si parla, eh. Cioè io davo del suo maestà tutti praticamente, no? E mi ha fatto una lezione dicendo: perché voi bianchi siete come i bambini, salutate tutti allo stesso modo, ça va bonjour, no? La francese. Quindi è lì iniziata la serie di insegnamenti. Dopo due mesi che ero nel villaggio, è arrivato un signore e mi ha detto: io non ho ancora capito chi sei tu, perché non sei un turista, perché sei qui da tanto tempo e non fai le foto, non sei della cooperazione perché non hai fatto niente di utile, e quindi, cioè, sfuggivo ai due tipi di bianco che lui aveva in testa, no? Non riusciva a capire cosa ci fa un bianco che è inutile, ma non fa neanche le foto, cioè gli altri stanno un po' poi si tolgono dei piedi, invece no, sta qua attualmente a tutti con le sue domande. E quindi sarebbe stata una lezione per tante cose. Quando, ecco, poi magari tutto capitava che venivano poste delle domande su come si vive in Occidente, e lì sono state volte delle lezioni di vita. Quando mi hanno chiesto se è vero che da noi si mettevano gli anziani negli ospizi, è stato duro anche rispondere, e un signore, uno di loro, cioè, tutto si è alzato, indignato, e mi ha detto: e voi volevate portare la civiltà, e se n'è andato via sdegnato, no? E una volta che è stata un'esperienza veramente bella, ecco, intensa, ecco. E forse l'altra esperienza altrettanto intensa, sempre in Africa, è stata a Timbuktu, una città con cui purtroppo non posso più tornare per un po', non posso più per la storia della guerra, mentre che lì invece per altri modi è stata anche un'immersione in un mondo di personaggi veramente interessanti e con cui facciamo grandi discussioni, grandi ironia. Sono state le esperienze più ti segnano, ecco, quelle che ti porti dietro. Soprattutto perché poi quando torni a casa impari a guardare il tuo mondo in un altro modo, ecco. E la parola crisi non è poi così grave se pensi come sta certa gente, che i problemi che ti sembrano grossi non sono così grossi. E a volte con qualche amico abbiamo condiviso esperienze, ma magari anche un piccolo tre, dici: ma se fossi in Africa non sarebbe un problema. E abbiamo risolto alla Wittgenstein la questione, basta girare e cambiare la domanda e ti accorgi che di problemi abbiamo molto pochi. Allora, se non ci sono curiosità su questo tema, cioè sul lavoro dell'antropologo, o ci sono? Sì, così tanto abbiamo un po' di fiato. Se ce ne sono. Io procederei, diciamo, con informarvi su come pensavamo di organizzare questo incontro. Allora, intanto ringrazio Angela Piccolo appunto in Audi, perché ci ha consentito di avere qui con noi Marco Aime. E tutti voi per essere venuti qui appunto così numerosi. L'obiettivo era proprio questo: creare un'occasione di incontro qui a scuola tra appunto genitori, insegnanti e studenti, e cioè i protagonisti della vita della scuola. Perché siamo contemporaneamente però gli, diciamo, gli esponenti delle due generazioni, no? Che in qualche modo vivono questo ambiente. E siamo i protagonisti del libro di Marco Aime. Vorrei, mi piacerebbe appunto discuterne, ma soprattutto mi piacerebbe utilizzare questa occasione per lasciare più spazio ai ragazzi, perché credo che siano poche quelle occasioni di questo tipo in cui siano i giovani, appunto, gli adolescenti, ad avere un luogo nel quale portare la loro voce. E poi, diciamo, ovviamente alla fine, piuttosto che chiedere a un esperto di tirare le conclusioni, abbiamo chiesto al dottor Vito Calabrese, del consultore di noi Tattaro, di osservare, di ascoltare quello, appunto, quello che avviene qui stasera e di restituircelo in qualche modo, se ritiene, alla fine, nelle forme che ritiene alla fine. Allora, entriamo subito in media stress. La fatica di diventare grandi, sottotitolo, la scomparsa dei riti di passaggio. E si capisce subito quindi che qui il punto di vista è quello di un antropologo, perché tutti sappiamo che i riti di passaggio sono quei momenti collettivi in cui in una società si accompagna un individuo a passare da uno status, da una condizione a un'altra. E sappiamo anche, sappiamo noi perché lo studiamo a scuola, e sappiamo anche che in qualche modo ci sono anche da noi in Occidente i riti di passaggio. La tesi
di Marco Arme è quella che stiamo scomparendo, o comunque si stiamo depotenziando nella loro carica simbolica, e che questo in qualche modo ci crea qualche problema. Quindi questa è la scommessa, cioè lo sguardo altro dell'antropologo dall'esterno con cui poter parlare di noi. Quindi speriamo di riuscire a farlo. Partirei così. Uno dei riti di cui insomma si parla e che in effetti fanno nella scuola verificare esserci ogni anno è quello dell'occupazione. Infatti si dice che gli studenti delle scuole d'Italia hanno occupato le scuole, il solito rito. Allora, mi abbiamo chiesto a dei ragazzi di questa scuola di preparare uno spot, un piccolo video di 4 minuti per sentire che cosa c'è dietro questo rito, e poi con Marco vediamo se poi è veramente tale. Come hai vissuto e cosa ha significato per te l'esperienza dell'occupazione? Da un punto di vista, ho un modello di occupazione a quello che si denomina ora del governo. Secondo il mio ruolo, che sono stati istituto, appunto, per prima cosa che era quando tutti gli studenti che volevano. Io penso che una cosa di stare fuori da scuola si tratta. Ora non puoi venire a studiare questa comunità scolastica. Chi prende i selvaggi? No, sì, selvaggi. Chi prende. Chi vuole prendere la parola su questo? Perché mi sa che c'erano un bel po' di questioni che sono state sollevate nel video, no? L'importanza, la necessità di fare questo e di sentirsi grandi dopo averlo fatto. C'è qualcuno che vuole rompere il ghiaccio e approfondire? Prego. La foto con la voce di è messa l'esigenza da parte dei ragazzi di un senso di autonomia. Che diciamo è alla base poi dell'atto dell'occupazione di una scuola. Ora, questo senso di autonomia è, abbiamo analizzato anche leggendo il libro e con i professori, che è una prerogativa necessaria, l'autonomia, per diventare grandi e reputarsi adulti. Che possa essere un'autonomia decisionale, economica, e insomma, comunque un'autonomia. Ora, la mia domanda parte da questo, cioè dal tuo punto di vista, quindi da antropologo, come la scuola dovrebbe, cambiare per non avere più bisogno di un'occupazione da parte dei ragazzi e quindi per offrire il giusto senso di autonomia agli studenti e quindi farli diventare effettivamente grandi? Grazie. Allora, intanto, ecco, guardando questo e mentre mi pone la domanda se questo è un rito di passaggio, dico, adesso poi cercherò di rispondere. In ogni caso sarebbe bello che questo rito andasse esaurimento, perché la scuola vuol dire funziona così bene che non c'è più bisogno di occuparla, ma siccome la occupavamo già 30 anni fa, purtroppo è diventato un rito. Questo è un segno del disagio. Allora, intanto è dire che questo dell'occupazione è forse proprio la dimostrazione che stanno finendo i riti di passaggio classici. Lo dico in questo senso, poi cerco di rispondere bene alla tua domanda. Nel senso che quelli che in genere sono stati definiti riti di passaggio nel senso classico, la tradizione, sono dei riti, e in particolare, ce ne sono tanti. Prendiamo quello più importante, che in tutte le società del pianeta è quello più importante, che è quello del passaggio dall'adolescenza alla cosiddetta età adulta, no? Che è il passaggio più importante nella vita. Sono stati fatti sempre collettivamente e sotto il controllo delle generazioni più grandi. Cioè, gli adulti organizzano il rito di passaggio perché poi riconoscono che dopo questo rito quelli che prima, fino un attimo prima, erano dei ragazzini, degli adolescenti, dei giovani, adesso sono persone adulte. Questi sono venuti meno. E allora cosa succede? Che i giovani, nelle varie forme, si auto-organizzano dei riti, no? Che può essere la trasgressione di qualunque genere fatta collettivamente, la prima ubriacatura, il tagliare la scuola, non so come si dice in Puglia, fare X, ecco, perché ogni regione per lui è come i funghi, ogni regione sui nomi. Oppure, ecco, per esempio, occupare la scuola.
il che diventa un rito di passaggio per voi che l'avete fatto, che emerge bene, non perché dopo la società vi riconosca come diversi, anzi magari vi criticano anche, i giornali lo fanno sempre, no? Però, ecco, proprio perché non ci sono più fuori bisogna auto-organizzarsi, e io credo che questi lo siano dei riti per chi li fa, non forse per la società. Allora, intanto io spero che comunque vada, e anche quando la scuola sarà la migliore delle scuole possibile, ci sia sempre qualcuno che cerchi di migliorarla, perché il giorno in cui nessuno mette in discussione il sistema è finita. Cioè, è solo le dittature che non si mette in discussione. Allora, finché c'è la libertà di mettere in discussione, discutiamo, rompiamo le scatole, perché è giusto, è sano, soprattutto è sano che i giovani mettono in discussione quello che hanno fatto le generazioni prima. E io lo dico per esperienza personale, anche quando si sa di aver torto. Io con mio padre ho discussioni politiche e sapevo di aver torto, ma non gliela davo la ragione, solo per principio, perché mi sembrava che bisogna, non potevo essere d'accordo. Ecco, quindi credo che sia importantissimo. Ora, la scuola in sé fa parte di un'istituzione che deve educare. È molto importante che non so cosa può fare, ma intanto migliorare in tante cose, dalle strutture edilizie all'aggiornarsi, soprattutto avere fondi per poter sviluppare delle attività. Ma credo che la cosa più importante ancora oggi sia invece che la scuola dia lo spazio di discussione. Cioè, fare l'occupazione è bello, è anche un gesto che chi, soprattutto a quella volta, non lo vuol fare, no? Perché ti dà il senso dell'azione che deve essere fatta, però poi deve trasformarsi in una riflessione. Allora, se c'è lo spazio tra giovani, ancora meglio se tra giovani e insegnanti e genitori, di discussione, allora sì che diventa davvero un qualche cosa che trasgredisce, perché la trasgressione non è il rompere il vetro e poi discutere sul perché si rompe il vetro, ecco, è quello. Allora io credo che se e quando nella scuola si trovano degli spazi e delle persone disposte a mettersi in discussione e a discutere, allora qui sì, davvero avviene un processo di maturazione. Magari non è istituzionalizzato, ma dopo uno è un po' diverso da prima. Anche perché fare un atto di trasgressione vuol dire auto-attribuirsi una responsabilità. E noi viviamo purtroppo in un'epoca e in un paese dove nessuno si prende più la responsabilità di quello che fa. E lo dico, cioè, dai più alti livelli, dai politici, poi nessuno si prende la responsabilità, non si dimette mai nessuno qui in Italia. E nessuno si prende la responsabilità di... Allora, una volta sulle fontane c'era scritto acqua potabile o non potabile. Adesso c'è scritto acqua non controllata. Cioè, neanche ci si prende più la responsabilità di dirmi che non è potabile, no? Perché si sa mai. Adesso sono stupidaggini, però le società si leggono attraverso queste piccole cose. Quei cartelli gialli con scritto attenzione pavimento bagnato, no, che nascono dal McDonald's, perché questa è una cosa americana, perché ti fanno causa per qualunque stupidata, ma è come dirti sei deficiente che non vedi che è bagnato, no? Cioè ti tolgono anche questa responsabilità di guardare dove metti i piedi e che sei bagnato cammina con un po' attenzione. Ecco, siamo in un paese dove nessuno si prende responsabilità. Vi dico ancora un altro elemento che ci fa capire questa mancanza di responsabilità. Se in passato, fino a un po' di anni fa, volevi reclamare per un acquisto, per un servizio non dato, andavi in un posto, ci c'era qualcuno, un impiegato, discutevi, protestavi, magari parlavi col direttore. Adesso col sistema dei call center, no? Digiti 1, digiti 4, e non parli mai con nessuno, cioè, non esiste più un responsabile dall'altra parte, un interlocutore che si prenda la responsabilità di discutere con te e di dire: qual è il problema? Discutiamone, no? Non c'è più. Nessuno, tutti si trinceano dietro a questo. Ora, guardate che questo lo si può leggere attraverso queste piccole cose per arrivare poi a dei concetti molto più importanti. C'è un filosofo tedesco degli anni 70 che si chiama Hans Jonas, ha scritto un libro bellissimo che si chiama proprio Il principio di responsabilità, la cui tesi è:
che il principio di responsabilità è quello che ogni generazione ha nei confronti di quella che viene dopo. Cioè, dobbiamo lasciare delle condizioni almeno uguali a quelle che abbiamo trovato, se non migliori. Ecco, per un po' di generazioni negli ultimi tempi si è sempre stati un po' meglio. Oggi non so se anche ci metti in mezzo, la mia generazione è stata capace di lasciare a voi le condizioni migliori. No, non migliori di quelle che abbiamo trovato noi. E questo è un principio di responsabilità. E devo dire che leggendo Asione mi è venuto in mente un bellissimo proverbio Masai. I Masai sono una popolazione delle savane, delle altipiani, del Kenya, Tanzania, no? Che dice: la terra non ci è stata data in eredità dai nostri antenati, ma in prestito dai nostri figli. Guardate che bellissima questa frase. Cioè, non è che ci arriva da dietro, è da, siamo noi che dobbiamo lasciare quella terra ancora buona, no? Noi abbiamo la responsabilità verso il futuro. Ecco, quindi, in questo senso, direi, fare anche un atto di trasgressione vuol dire assumersi una responsabilità, e questo secondo me è un passaggio significativo, che uno è diventato una persona adulta. Se poi la società non è in grado di riconoscerlo, forse è un problema della società, dovrà imparare a riconoscere anche questo. Come ci dà la società? Per me è il canale minimo, in Francia è una minimo persona di lasciare per fare qualunque cosa. Penso che la trasmissione sia presta. Se ci si ascolta, se ci si ascolta quando ci si mette nella posizione dell'ascolto, cioè voler capire quello che dice l'altro e non aggredire, non giudicare. Quindi ti prego di dire quello che istintivamente Sneva ha detto l'altro giorno, per la verità, dopo aver letto la parte di Pietro Poli Chalamet, quindi non ti riguarda, non è una contestazione, ma chissà, magari anche una contestazione a Marco Laura. Era anche sorta una domanda da questa questione che ho posto in classe. Io sono intervenuta dicendo che, diciamo, mi sono sentita quasi attaccata da una cosa che c'è scritta nel secondo capitolo della seconda parte, che posso leggere. Allora dice: alcuni docenti sono del tutto rassegnati a consentire che certi ragazzi in classe tengano ben calcato in testa il solito cappellino. Hanno compreso che il comportamento non esprime intenti di scherno e non rappresenta una mancanza di rispetto per le regole elementari del galateo scolastico. Il significato è palese: quel ragazzo non esisterebbe senza il cappellino. L'oggetto è entrato nello schema corporeo e la sua manomissione comporterebbe una sorta di emorragia identitaria con un effetto comparabile a quello provocato da un trauma cranico. diciamo che... Si può dire che comunque sono sicuramente parole abbastanza forti, che, cioè, con un significato pesante, quindi il mio intento prima di tutto era quello di, diciamo, dissociarmi dall'idea, da questa immagine di adolescente. Perché? Che perché io non mi sento così? Perché io voglio, cioè, ci tengo proprio a distaccarmi da questa figura, perché penso e io mi impegno a non essere così perché è un'immagine che non mi piace. E comunque da qua la domanda che era sorta era se lei, diciamo, critica e come critica la seconda parte del libro. Sì, io almeno, allora vuol dire, se ho capito, tu giustamente ti dici non mi sento ridotta a una che senza cappello non è più una persona, sì, questo adesso detto ora vabbè, io credo che questo sia un po'... Abbiamo trovato qualcuno che difende Pietro Poli Chalamet. Sì, no, no, capire il motivo. Sì, almeno, è questo, no, giusto? Cioè, l'oggetto non è quello che fa la cosa. Sì, perché, diciamo, quello che... si capisce, che si può, diciamo, leggere tra le righe, è che
cioè una figura dell'adolescente che non ha più valori come sì, quelli di una volta, ma insomma i valori sono avere gli abiti firmati e tenerseli stretti, perché se Simone mette, il risultato è quello, quel che c'è scritto, insomma, sì. Chiaramente quindi è una metafora. Allora, diciamo, adesso non sta a me fare l'avvocato difensore, però, allora, intanto credo che questo sia anche un po', abbia un po' calcato la mano in tono provocatorio. È vero, però, che io qui però forse farei un passo in più, non ci metterei, toglierei la parola adolescente. È vero che noi oggi viviamo in una società dei consumi in cui molti sono molto più attaccati a certi oggetti, che non ha altre forme di pensiero, in questo senso, in cui però non ci metterei gli adolescenti, anzi, cioè molti adulti rincorrono l'ultimo modello di gadget elettronico o di automobile, quindi su questo credo che sia anche un po' un modello che ci ha ridotti tutti, però in questo come tutti, a essere consumatori e a vivere per consumare. Ecco. Credo che però questo mi era curioso perché quando ero ragazzo, io avevo la vostra età, mi arrabbiavo come una bestia per si può dire, in fascia protetta. No, perché tutti parlavano dei giovani e nessuno lasciava mai parlare i giovani, no? Oggi meno male per fortuna che oggi i giovani parlano, perché appunto sembrava che nessuno fosse mai stato giovane prima delle tutti nascessero da 40 anni, quindi, e invece questi problemi c'erano, però è chiaro che oggi allargando il sistema, cioè c'è una così forte presenza dell'atteggiamento consumistico, per cui possiamo dire che infatti una gran parte della società vive seguendo una logica consumistica, il che non vuol dire che tutti siano così, per fortuna, ecco, quindi io anche non credo affatto a molte retoriche per cui dici cioè quelli di vecchi della mia età che dico noi avevamo dei valori giovani di oggi, niente, poi questi discorsi vengono sempre tirati fuori, tipo quando sono Erika e Homer a Novi Ligure uccidono il genitore, no? Cioè, perché i giovani, di deficienti ce ne sono stati in tutte le epoche e a tutte le età. Ecco, quindi voglio dire, non è questo, non puoi giudicare una persona e dire i giovani così, sono cambiate completamente le condizioni, no? Quindi può darsi che poi sicuramente oggi rispetto al passato è un'epoca in cui per esempio l'abbigliamento si fa più attenzione rispetto in modi diversi, forse neanche tanto, però anche io non ridurrei tutto questo. Mentre invece, ecco, se mi lasciate, visto tanto complimenti per Emilio, però no, mi ha colpito un po' questa cosa, che cioè questa visione un po' triste, cioè uno trasgredisce finché adolescente e poi no. Ma scusate, ma i grandi personaggi della storia chi sono i personaggi che studiamo sui libri di scuola? Quelli che hanno trasgredito. Gesù ha trasgredito, Gandhi ha trasgredito, cioè i grandi personaggi hanno trasgredito. Einstein ha trasgredito, cioè hanno rotto le regole, non pensiate che perché un adulto adesso debba. Ora, le regole sono una cosa, e le regole sono indispensabili per convivere, perché se noi non avessimo delle regole a questo punto potremmo picchiarci selvaggiamente tutti, se non lo facciamo è perché ci sono delle regole. Però il fatto che esistono le regole non vuol dire che le cose non possano cambiare, e in certi momenti qualcuno trasgredisce, e se questa trasgressione è condivisa, beh, cambia la società e cambia il mondo. Ma dico, appunto, parlo preso da lontano con Gesù Cristo, ma voglio dire, ma i grandi personaggi della storia hanno tutti trasgredito. E quindi attenzione, la trasgressione non finisce, ma se finisse sarebbe tristissimo, cioè vorrebbe dire che poi siamo tutti incalati, allora davvero diventa quel mondo di 1984 di Orwell, guarda, tutto controllato dal Grande Fratello, cosa. Quindi
riservatevi un po' di energia di trasgressione anche per dopo, perché ce ne sarà bisogno, ma ce ne sarà bisogno sempre. Sto pensando anche a personaggi, Franco Basaglia, che rivoluzionò la psichiatria, cioè vuol dire, ci sono stati tanti personaggi che hanno davvero trasformato, ma perché hanno trasgredito? Per dire, non è una cosa sempre negativa, il problema è come, perché se trasgredisco per fare del male o per fare i miei interessi, cioè se vado le tasse, trasgredisco, ma non è che proprio faccio un'operazione costruttiva, ecco, mi faccio gli affaracci miei, ma se la trasgressione è funzionale a un cambiamento, a un miglioramento delle condizioni, ben vengano queste trasgressioni. Per cui, ecco, mi sembrava un po' questo atteggiamento di dire, vabbè, facciamo casino adesso perché poi dopo non ce lo farò più fare, non me lo farò più fare, ma bisognerà farlo se è giusto farlo, ecco, non così per giusto fine a se stesso, ma il passaggio, le trasformazioni avvengono attraverso quello che è il conflitto, ma attenzione, quando intendo conflitto non intendo il senso di guerra, ma intendo il senso di scambio, cioè uno dei termini, così faccio sembra che sono il greco, no? In greco per conflitto è polemos, no? Da cui deriva polemica, no? La polemica è sana, guai se non facessimo polemica, poi scambiarsi idee, discutere tra due che hanno idee diverse è fondamentale, perché l'altra soluzione è ammazzarsi, eliminare l'altro, oppure ci discuto, ma è solo dalla discussione che matura qualcosa di nuovo. Guardate che laddove non si discute, perché c'è la dittatura, perché c'è un regime totalitario dove non c'è la discussione, e la libertà sta nel poter discutere, però bisogna discutere. E anche nell'antropologia, proprio gli studi che anzi soprattutto agli inizi dell'antropologia, c'è un po' una visione che le società fossero, tutte le società fossero in una sorta di equilibrio tra le varie parti, no? C'è un po' la metafora organica, avete presente, ve lo ricorderete, l'apologo di Menenio Agrippa, no? Di tutte le parti. Lo stiamo leggendo in latino. Vabbè, no, mi spiace. Ho toccato un punto nevralgico. Vabbè, ecco, c'è un po' questa visione che la società fosse un po' come il corpo umano, ogni parte della società, l'economia, la religione, la struttura familiare, la produzione, tutti i legami, cosa, fanno la loro propria parte e tutto fa funzionare la società. Non è così. Le società stanno insieme perché c'è un conflitto all'interno, anzi dei conflitti continui, che sono conflitti tra generazioni, conflitti tra generi, conflitti tra gruppi sociali. La società deve contenere e far maturare i conflitti. Finché si gestiscono i conflitti, la società progredisce. Perché se i giovani non mettono in discussione cosa c'è già, non ci sarà mai miglioramento. Bisogna sempre mettere in discussione per migliorare, no? A volte si peggiora, poi si sbaglia, però succede. Però bisogna mettere. Nel momento in cui la società non è più in grado di gestire i conflitti al proprio interno, cioè di contenerli e farli diventare motore di evoluzione, di progresso, allora abbiamo una deflagrazione, cioè quelle che si chiamano rivoluzioni. Cioè, di colpo la società esplode. Non ne sono successe tantissime nella storia, però alcune è successo. Pensate, la più famosa è quella francese. Di colpo scoppia e una serie di persone, di esseri umani, hanno deciso che non esiste più nessuno che ha un privilegio della nobiltà. Poi la società si ricompone e riparte in un altro modo. Fino lì aveva tenuto e poi non ha più tenuto. Poi però riparte, ma riparte in modo continuamente conflittuale. Quindi non bisogna avere paura del conflitto. L'importante è che il conflitto rimanga all'interno di una modalità che non è quella della violenza. Ci sono interventi su questo? Perché il tuo libro ci offre anche l'opportunità di riflettere sul rapporto genitori-figli, qui ci sono anche tanti genitori,
E quello, diciamo, tu descrivi un po' l'evoluzione, diciamo, della famiglia e del rapporto padre-figlio a partire dagli anni 50, quindi dal dopoguerra, l'importanza del movimento, della nascita, diciamo, della contestazione, del movimento sia, diciamo, delle famiglie che poi della società, il movimento studentesco, e poi invece il nascere di un nuovo tipo di padre, no? Quindi dal padre, diciamo, dal padre etico, dal padre che dà le regole, al padre invece che si prende cura, che accudisce, e il padre che è amico, il padre che in qualche modo instaura un rapporto non più, diciamo, di tipo gerarchico, verticale, no? Con i figli, ma appunto orizzontale. Ovviamente quando parliamo di padre intendiamo un genitore, perché per fortuna oggi l'idea è la figura genitoriale, quindi, diciamo, è una parte del tutto. Ecco, su questo credo che, a proposito, mi pare anche che la tua tesi sia questa, cioè nelle società in cui è evidente la frattura generazionale, come per esempio quella in qualche modo alla quale noi sicuramente, no, apparteniamo, il conflitto ha generato appunto il movimento e quindi la trasformazione, no? Come si vive oggi invece questa situazione in cui il conflitto sembra non esserci, no? È positivo, cioè, ci piace un padre, cioè un genitore accogliente, un genitore che si prende cura, un genitore che dialoga, oppure questo può creare in qualche modo una difficoltà? Chi parla di questo? Partendo dal fatto che c'è stata una varia discussione in classe su questo argomento, noi abbiamo letto il primo capitolo di Pietro Paolo Cernè e c'è stata una parte in cui si è parlato della sessualità. Quindi, collegando già a questo, io e le mie amiche abbiamo riflettuto sul fatto che ultimamente va un sacco di moda il film 50 sfumature di grigio. Personalmente io non l'ho visto, però comunque parlando con gente che l'ha fatto. Però comunque parlando con questa gente siamo arrivati a pensare al perché alla fine questo film ha avuto un grande successo, soprattutto per gli adolescenti. Quindi da questa riflessione abbiamo in un certo senso trovato due risposte. La prima è quella che le persone, soprattutto gli adolescenti, non sono pienamente in contatto con il mondo che si vede in quel film, ma quindi in un certo senso vedere o comunque leggere il libro porta a una conoscenza di quelle pratiche che magari poi dato, cioè portano alla curiosità di un ragazzo e quindi poi alla trasgressione anche a livello sessuale. Mentre poi la seconda riflessione è dovuta sempre al concetto di padre etico e il modo in cui noi adolescenti non abbiamo più uno spunto, cioè un punto di riferimento. Quindi la mancanza di avere un punto fisso nella nostra vita, di un qualcuno che ci domini, porta noi stessi a volere inconsciamente, ad avere bisogno inconsciamente di qualcuno che ci dia delle regole. E alla fine questo si può verificare in vari modi, tra cui un modo abbiamo pensato che è quello che vediamo nel film, cioè sessualmente parlando, di qualcuno che ci dica cosa dobbiamo fare, quando lo dobbiamo fare e in che modo. Quindi volevo sapere la sua opinione su questo, perché magari sono andate completamente... No, è giusto. No, un attimo mi stupisce perché pensavo, visto che insomma, la cosiddetta rivoluzione sessuale c'era stata già negli anni 60, pensavo che ormai fosse tutto messo, invece fa piacere che ci sia ancora questo. Adesso, davvero, a parte gli scherzi, non conosco bene la problematica e forse chiaro che c'è sempre un po' un'attrazione morbosa verso ogni forma di trasgressione, tanto più in un'età in cui ma qui vi fate tutte le domande che dovreste farci, è troppo diciamo, che è lui che sa tutto il discorso della trasformazione del corpo, è lui lo psichiatra, io no, però questo è vero. Mentre invece, ecco, passo un attimo alla seconda perché poi forse mi è più facile anche rispondere a questo, e il discorso
abbiamo sul genitore, e veramente qui c'è stata una trasformazione, ma una trasformazione che è stata veramente dettata da una serie di cambiamenti della società. Allora, la riassumo molto brevemente perché dico l'avete già letto, no? Ecco, prima dicendo, cioè, fino agli anni 50, vado un po' per decenni, ma per praticità, ovviamente, c'era, da un esempio, prendiamo da un punto di vista estetico, genitori e figli si vestivano più o meno allo stesso modo, si cantavano le stesse canzoni, si ballavano gli stessi balli, si condivideva tutta una serie di esperienze, no? Ecco, il decennio degli anni 60 vede una rivoluzione che è di tipo estetico. Il 70 poi diventerà politico, il decennio del 70, ma il 60 è estetico, cioè inizia la società dei consumi, no? E qui torniamo un po' forse anche a questo. E di colpo i giovani, la gioventù, diventano una categoria anche di consumi. Guardate che fino a quegli anni lì la gioventù veniva concepita da parte maschile per, semplicemente per una cosa: i giovani erano quelli da mandare in guerra. Non c'era una categoria i giovani nella società, c'erano i militari, servivano quello, no? E basta. La prima volta che i giovani si configurano come una categoria sociale è in un momento in cui rifiutano l'estetica dei genitori. Allora, la minigonna e i jeans diventano icone generazionali. Perché? Perché i genitori non vorrebbero mai, anzi, ti criticano, rompe la musica rock, che i genitori non sopportano, ecco, perché amorose, che so, capelli lunghi, i Beatles con quelle camicie sgargianti, no? Cioè è tutto un nuovo look. Adesso, allora non si chiamava look, adesso si chiama look, ma non si chiamava la minigonna, appunto i jeans, tutto diventa un modo che i giovani hanno di dire: io non voglio più essere come mio padre e mia madre. E di qui c'è la prima cosa estetica, se voi leggete i testi di certe canzoni di quegli anni, My Generation, gli Who, dice: spero di morire prima dei 30 anni, no, appunto, perché, appunto, e 30 anni vuol dire essere vecchi, ecco, no? Questa è la cosa. C'era un mondo che diventa a parte, che rifiuta tutto ciò che è adulto, perché dice: adesso facciamo quello che vogliamo noi. E questo, il decennio successivo, che possiamo dire inizia col 68, la rivoluzione in Francia, e poi si estende, anzi prima negli Stati Uniti, poi in Francia, poi si estende un po' a tutta Europa, la rivoluzione studentesca, la rivolta studentesca, porta questa trasmissione sul piano politico, e quindi allora diventa più ideologica, un'altra modalità, che non è più solo estetica, continua quell'estetica, ma ancora ideologie diverse, rottura generazionale. Cioè, i riti di passaggio a quel punto vengono rifiutati, ce li facciamo noi. Cioè, noi non vogliamo più il vostro riconoscimento, questo era un po' il succo. Adesso è molto complesso, però andiamo un po', non è che possiamo. E questa conflittualità, però, attenzione, è legata anche al fatto, che se volete paradossale, che queste generazioni, di cui abbiamo anche fatto parte, protestavamo nel momento in cui si stava benissimo. Perché quelli erano un'epoca di benessere, i decenni 60-70 con la prima metà degli 80 sono un periodo in cui l'Italia nel dopoguerra è stata meglio. C'era occupazione, circolava denaro, tutto andava bene, per cui paradosso è perché, no? Bellissima, se ascoltate la canzone del Maggio di Fabrizio De André, il disco Storia Impiegato, quando dice: i figli del benessere francese, cioè, perché protestate che tutto va bene, non c'è più la guerra, cioè? Invece questo perché? Perché era un momento in cui il futuro era lì, no? E c'è stato anche un momento di grossa apertura al mondo. Ti sentivi parte del mondo, cioè scioperavi per la guerra del Vietnam, per l'uccisione di alieni, cioè ti senti parte di una comunità. Poi passano i decenni
cambia qualcosa. Intanto comincia una crisi economica. E quando tu non vedi più il futuro radioso, cominci a avere un po' più di paura, no? La generazione in quanto stava diventa genitore a sua volta. È ovvio che non può fare il padre autoritario, era scatole per 20 anni contro i genitori autoritari, adesso noi facciamo gli autoritari noi, no? E si porta dietro il look, però. Per cui oggi noi a 60 anni mettiamo i blue jeans, che mio padre non ha mai messo tutta la vita, non avrebbe mai messo i blue jeans. Vale, per cui, quindi in fondo si porta dietro un po' di quel look giovanile anche, no? Oltre a delle idee, no? Allora, qui intanto c'è, ecco, un venir meno del, diciamo, l'opzione autoritaria del padre, no? Cioè, il padre che dà ordini si sente, no, bisogna dialogare, bisogna... E questo io reputo sia positivo. Cioè, lungi da me rimpiangere i padri padroni autoritari, no? Del passato. Però ci sono un'altra serie di condizioni su cui bisogna anche riflettere, ecco, che, dicevo, cambia la società attorno, non è più una generazione estroversa e collettiva che sta in piazza, ma è una generazione che comincia a riflettere più individualmente, molto più autoriflessiva rispetto a quella che era la nostra. Ci sono poi gli anni 80 caratterizzati anche da un forte, il famoso edonismo egagnale, una forte idealismo, ma cambiano anche le condizioni economiche. Cioè, il lavoro diventa sempre meno alla portata di tutti, diventa sempre più precario e, per esempio, se prima, dopo ho finito gli studi, ecco, per esempio uno dei discorsi che c'era lì, dei riti di passaggio, allora, io appartengo a una generazione, almeno devo dire a Torino, che è stata la prima, figli di operai, che è stata la prima ad arrivare al diploma. E col diploma io infatti ero stato all'istituto tecnico, perché? Perché poi potevi subito andare a lavorare, ma era una conquista sociale, ma tu dopo il diploma noi nell'arco di 6 mesi tutti avevamo trovato lavoro, so che oggi sembra fantascienza, ma era così, per cui per esempio anche la forza del rito della maturità, che io credo sia l'ultimo rimasto in Italia, era maggiore perché segnava la rottura tra il periodo della formazione e il periodo del lavoro, che era un lavoro che ti durava vita, perché era tempo indeterminato, no? Quindi cambiava qualcosa, eri finito di essere studente, finiva la gioventù in qualche modo e iniziavi a dover lavorare, no? Io infatti finito ho fatto il militare, sono andato a lavorare in fabbrica subito. Sono finito metà novembre, dicembre già lavoravo, per dire quanto era. E quindi potevi anche progettare, andartene di casa, altre cose. Oggi il periodo di formazione si è allungato, quindi la convivenza vostra con i vostri genitori si allunga. La post-adolescenza. Ma anche perché siete in casa, non può uno bisticciare continuamente, non può essere conflittuale sempre in casa, deve anche convivere. Lo stacco è meno marcato, perché non è che purtroppo, vi ho dovuto dire, appena finito tutti vi vengono a cercare per darvi da lavorare, quindi c'è un po' le cose. E questa convivenza, ovvio che porta a una maggiore amicizia. Altra cosa, prima, e qui diciamo ancora il Novecento, che mi sembra bello il secolo scorso, Novecento, le forme di apprendimento erano tutte forme di apprendimento verticale, cioè gli adulti insegnavano ai più giovani, non c'era altro modo, chi ti insegnava qualcosa era più vecchio di te. Oggi, da quando c'è il web, mettiamoci anche la televisione, qualche cosa di intelligente c'è qui e là, no? Però il web, voi imparate un sacco di cose dal web e il web è orizzontale, non c'è uno maestro, cioè tu ti connetti, non sai chi ti dà l'informazione, ma c'è sempre uno che te la dà nel mondo, da qualche parte, non so, quando un problema c'è sempre uno che l'ha avuto prima di me, l'ha risolto, quindi io non so come succede, ma mi vengono sempre i problemi dopo un altro, almeno, perché c'è sempre uno che me la risolve. Per cui è questo depotenzia anche la figura dell'autorità del sapere.
anzi, in alcuni casi cerca coinvolgimento. Cioè, mia nipote, che ha 13 anni, insegna a tutti gli adulti di famiglia come un nuovo modello di mano, perché capisce la logica molto prima, è nata con quello nelle mani, e quindi i cosiddetti nativi digitali che voi siete, non sono siete, rimane, che anno siete voi? 97-98. Cosa? 97-98. Quindi siete tutti novecenteschi voi ancora, non, no, non siete il terzo millennio. Quindi mi manca qualcosa, non siete proprio nativi, ma quasi. Però ecco, tutte queste forme di nuove di apprendimento, beh, smantellano un po' la gerarchia, no? E quindi è chiaro che vuoi per ideologia, vuoi per condizioni economico-sociali, vuoi per questi nuovi sistemi di apprendimento tecnologico, beh, il rapporto, la gerarchia è attenuata. Io devo dire, vedo positivamente un certo avvicinamento, vedo con molto sospetto la complicità. Cioè, quando vedo appunto genitori che si vestono di figlio, che ci si confida troppo, allora la mia paura, poi magari mi sbaglio, è che io credo che invece proprio a quell'età lì hai bisogno degli spazi tuoi in cui le tue cose le devi condividere con i tuoi coetanei. Discutiti, ammazzati, però risolvetevele. Cioè, ecco, poi chiedi aiuto dopo, ma non farsi. Cioè, la complicità rischia di non di creare una continuità e non c'è più quel segno di passaggio in cui tu ti prendi la responsabilità di sbagliare. Ed è questo che bisogna fare: prendersi la responsabilità di sbagliare. E se c'è troppa familiarità è difficile diventare autonomi. Allora bisogna a un certo punto strappare, ecco, in questo caso. E forse, ecco, capisco, perché poi uno ha bisogno, ma non solo, soprattutto forse la vostra età, ma anche dopo, ha bisogno dei punti fermi. Perché a qualcosa ti devi aggrappare, soprattutto in momenti di certezza. E allora, anni fa è uscito un libro di una psichiatra che, insomma, teorizzava che non bisogna mai dire di no ai bambini, no? Poi è uscito un altro libro che diceva i no aiutano a crescere, no? Ecco, attenzione, perché i no sono fondamentali, i no, perché i no sono quei punti fermi, perché se tu ti abitui che non esiste mai il no nella vita, ma poi esci dalla famiglia e quanti no ti diranno nella vita, e se tu non sei abituata al no, alla prima volta che ti succede non sai quale reazione. Se tu sei abituato che esiste la possibilità che una cosa non la puoi fare, beh, vuol dire che capiterà e capiterà sempre. Quindi avere dei punti fermi io credo che sia fondamentale, non l'autoritarismo ma la complicità, la familiarità, l'amicizia va bene, la complicità non la trovo positiva. Sì, che tra l'altro anche riguardo questo argomento, per esempio alcuni ragazzi della mia classe hanno fatto quel cartellone per appunto descrivere la vita in discoteca dei ragazzi, perché appunto non, il limite lo raggiungono andando in discoteca e sballandosi. E quindi magari cioè, se c'è qualcuno della mia classe che vuole fare una discussione che è venuta in classe. Già, siamo partiti dal limite e cosa rappresenta per noi oggi il rito di passaggio. E abbiamo visto che è proprio il punto di passaggio che accomuna tutti noi giovani, proprio all'uscita in discoteca, quindi abbiamo visto un po' il must, quindi ho scritto così, quello dei presupposti che dobbiamo avere, un'età minima, quindi 12, dai 14 anni in su, un abbigliamento casual, quindi un abbigliamento che si accostano all'ambiente, il bracciale, il pass per entrare, e poi appunto l'alcol o droghe, e poi la serata tipo, e poi alcuni vocaboli, diciamo slang, che sono soliti qui a Bari, come si sboccia o facciamo after. Scusami, mi spero un dettaglio, sì. Una mia ignoranza, cioè, cos'è inizio prima serata, inizio seconda serata? Sì, praticamente ci dividiamo in fasce, in base all'età andiamo in discoteca, nel senso che ci troviamo nella fascia 13-14 anni, vanno i ragazzi, diciamo, in questa età, da mezzanotte in poi inizia la seconda serata, quindi
diciamo, dai 18 in su. Vabbè, quindi io posso fare una domanda riguardante il limite? Sì. Nel libro appunto si parla del limite, quindi la scomparsa del limite nell'Occidente. Nell'Oriente invece vediamo come in questo periodo stava nascendo questa organizzazione, quella appunto l'ISIS, basata proprio sulla presenza di queste figure autoritarie che dettano un po' la legge all'interno di questi clan che si vengono a formare. Pensa che questo avvio migratorio forse da parte di molti occidentali verso l'Oriente è dovuto a questa assenza del limite in Occidente e a questa ossessiva presenza invece in Oriente che possa comunque regolare la vita in maniera più dettagliata oppure con precise regole? Guarda, proprio anche... Come? Grazie, sicuramente questo non ho niente da dire, perché proprio stamattina ne abbiamo parlato con i vostri colleghi di Canosa. Allora, anch'io su questo ci ho discusso parecchio con amici e colleghi, cioè soprattutto su questi fatti, no? Allora, vabbè, dopo questo attentato di Parigi in cui ma lo stesso era successo a Londra, in cui quasi tutti questi giovani attentatori sono nati e cresciuti in Europa, no? E questo ci deve far riflettere, perché allora, se uno è nato a Gaza, io lo posso capire che non puoi che odiare il mondo, ma vorrei vedere chiunque di noi fosse nato in un posto dove sei sempre bombardato. Però questi sono cresciuti in capitali europee, hanno studiato in scuole occidentali, giocato a calcio, e a un certo punto ce li ritroviamo a essere schierati con le file di questo fondamentalismo estremista. Lo stesso, sapete, su questi cosiddetti, adesso come si chiamano, foreign fighters, i giovani anche italiani, ne sono già morti due, che si sappia, che partono per arruolarsi nelle file dell'ISIS, no? Allora, capisco, sono anche piccoli numeri, sarebbe facile però bollare, vabbè, qualcuno strano c'è sempre stato, no? Però tanti piccoli indizi cominciano a essere quasi una prova, ecco. Allora io penso, e su questo mi sembra che tu hai colto in pieno, che non so se è il senso del limite, forse il senso del limite rientra anche in questo, ma soprattutto, ecco, faccio di nuovo un paragone generazionale, no? Quando avevo io e noi la nostra, vostra età, c'era, come è giusto e sano che ci sia in tutti i giovani, c'è una pulsione, perché si è pieni di energia, si è pieni di voglia di cambiare qualcosa, no? Meno molti giovani. Ma in quel momento c'erano dei canali in cui sfogarsi, cioè se volevi rifiutare il modello occidentale potevi sognare utopie, va bene, ma guai se non si sogna. Cioè, potevi sognare il socialismo, il comunismo, la rivoluzione hippie, no? C'erano delle strade che qualcuno ti indicava e tu potevi pensare: non voglio essere un occidentale con i valori dell'Occidente, bene, lotto per qualcos'altro, per l'uguaglianza, per quello che vuoi, non importa, e l'altro è diverso. Questi stessi valori però li dava l'Occidente, cioè l'Occidente dava anche dei valori alternativi. Oggi io mi chiedo, e qui è tragica la domanda, ma uno che non vuole essere occidentale, che alternativa ha oggi?
Cioè, nel momento in cui siamo in un mondo di partito unico, dove non ci sono più differenze quasi di idee, dove tutto viene governato dalla Banca Centrale Europea, che fa politica, è l'unica che fa politica, e allora dove trovo io delle strade? Ora, c'è chi con mente riflette trova alcune strade e c'è chi non trova di meglio che il modello islamico. È drammatico, però se qualcuno va a cercare là un'alternativa a questo modello, vuol dire che non sappiamo, la nostra società, e la colpa non è vostra, la colpa è nostra, di noi adulti, non sappiamo creare un'alternativa di pensiero in cui incanalare queste pulsioni e farle diventare una forza di trasformazione. Quindi forse anche il senso del limite è questo, perché forse troppa libertà non è, perché abbiamo bisogno anche a volte del paletto, no? Però questa è una cosa su cui adesso non è, posso dire, è così, perché stiamo sempre nel campo della teoria, però pensandoci, devo dire, a me e anche discutendo con altri amici e colleghi, pensiamo, facciamo una comparazione oggi, qual è l'alternativa? Non lo so, sarebbe bellissima che uscisse qualche altra forma di movimento, ecco, di cosa che ipotizzasse, io poi continuo a dire, anche se sono utopie, ma le utopie va bene, perché è meglio, come diceva Machiavelli, no? Quando tiri con l'arco devi mirare in alto per colpire in basso. Allora, bisogna sognare in grande. Nelson Mandela, in un suo bellissimo discorso, ha detto: il nostro pensare in piccolo non serve al mondo. Che è una frase bellissima, no? Cioè, impariamo a pensare in grande e forse qualcosa facciamo. Di Nelson Mandela ne nasce uno al secolo e non ce ne sono tanti oggi di persone che possono indicare la via. A volte c'è bisogno anche della figura carismatica. Io sinceramente oggi non ne vedo nel mondo di personaggi in grado di suscitare l'entusiasmo di generazioni. E allora rimangono altre forme di rifugio. La droga è una scelta individuale, l'altra può essere quella di andare dalla parte dell'estremismo, del fondamentalismo, in quest'anno. Su questo tema che mi sembra fondamentale, no? Il concetto del limite, e condividere con voi una parte, no? Un paragrafo del libro di Marco Aglio. Tra i molti atteggiamenti tipici della gioventù, fatti propri da parecchi adulti, c'è un'insofferenza sempre maggiore nei confronti dei limiti. I limiti, però, sono fondamentali per la costruzione dell'identità. Per comprendere chi siamo, dobbiamo conoscere dove è il nostro confine, dove finiamo noi e inizia l'altro. Un limite costituisce una barriera che segna una differenza, e poiché non possiamo essere tutto o tutti, occorre fare scelte e ogni scelta implica necessariamente una rinuncia. Il passaggio dall'adolescenza all'età adulta costituisce tradizionalmente il superamento di un limite che si può oltrepassare, anzi che si deve oltrepassare pagando un prezzo, rinunciando a qualcosa. Io adesso vorrei invitare Rossana Farinati, che ringrazio per essere qui. Personale che Rossana ha sondato, ma Rossana Farinati insieme a Bruno Soriato, che ringrazio anche per essere qui, hanno condotto un laboratorio teatrale con la classe che sta qui salutando, che fa gli applausi, sul mito di Antigone, sulla tragedia. E a un certo punto Rossana e Bruno hanno realizzato brainstorming, hanno fatto un brainstorming e hanno condensato
le risposte che i ragazzi hanno fornito alla domanda: che cos'è il limite per te? Allora io pregherei Osama innanzitutto di spiegarci poi come straordinariamente un laboratorio teatrale che indagava la tragedia di Antigone si è potuto e voluto confrontare con il discorso del limite, e poi ti consegno la lettura di queste frasi che sono state appunto scritte dai ragazzi della terza F. Mi puoi venire qui? Questo microfono? Allora, sì, mi sa che conviene. Sì, nel lavoro dell'Antigone c'è compreso, diciamo, il conflitto, lo scontro fra il padre, cioè lo zio, ma comunque la figura autoritaria, diciamo Creonte, e Antigone, che è la nipote, ma che rimane ferma sulle proprie posizioni, perché la storia la sapete, immagino. Diciamo che il dialogo fra Creonte, quindi il tiranno, e l'adulto, la figura adulta, e Antigone, ma anche il dialogo fra Creonte e il figlio, Emone, professoressa, aiutatemi, perché ci sono degli interessi. È un dialogo straordinario, sia nella tragedia, diciamo, classica, sia poi nelle riscritture anche di Amini. Quindi questo conflitto, tra l'altro in un momento meraviglioso, il figlio dice al padre: cedi, accetta il cambiamento. Questa secondo me è una frase straordinaria, perché io c'ho tanto da dire su questo rapporto dell'adulto. Io penso che è l'adulto che deve cambiare, non solo i ragazzi. È un tempo in cui tutti siamo e dobbiamo cedere al cambiamento. Ma cosa significa per l'adulto cedere al cambiamento? Per me rimane una domanda grande, ma non è, come dire, pretendere dai ragazzi che diano risposte. L'occupazione non è una risposta, non è scrivere un'utopia, ma lo spazio che si ritagliano nelle occupazioni, gli adulti dovrebbero essere in grado di cedere al cambiamento, di mettersi in discussione in questo senso. Non so che cosa vuol dire costruire passo passo il discorso del confronto, del limite. Dunque ci siamo arrivati a questo confronto, anche, diciamo, abbiamo lavorato 4 giorni, ogni giorno abbiamo affrontato un tema diverso, un giorno abbiamo lavorato su questo tema del limite, che era proprio il tema del confronto, dell'incontro, dello scontro. Quindi abbiamo lavorato anche con il sì e con il no, in maniera molto semplice. Non so se vedremo poi, e questo era molto interessante. Alla fine di questa giornata, diciamo, di queste 4 ore di lavoro, dove i ragazzi si sono confrontati con questo sì e no, proprio uno di fronte all'altro, molto ravvicinati, abbiamo giocato con questo sì e no, e che cosa provoca in uno o nell'altro nel rimanere uno di fronte all'altro in posizioni diverse. E questo è molto interessante. È un limite, appunto, dove di fronte a un altro punto di vista, un'altra persona, e questo provoca tantissime emozioni, possibilità. E quindi, diciamo, alla fine di queste 4 ore di lavoro, fisiche, di improvvisazione, di riprese con il video, abbiamo poi, quindi a caldo in qualche maniera, abbiamo chiesto ai ragazzi: cos'è il limite? E nella raccolta che abbiamo fatto con la scrittura, adesso mi leggo, diciamo, ho composto. Sono della generazione dei doppiani. Allora, il limite è un punto di partenza, una regola che ti fa andare nella direzione giusta. È qualcosa che ci impone delle regole. Può essere una regola da rispettare o da superare. Può essere imposto dalla natura, può essere morale, civile, psicologico. Se è solo psicologico, se significa superare le proprie paure, è giusto superarlo. Il limite è una paura, è un blocco. È qualcosa che esiste sempre e non può essere oltrepassato. È un ostacolo alla libertà.
è qualcosa che può essere sorpassato, qualcosa che non si può superare, qualcosa che si deve superare. L'unico limite è quello che ti imponi da solo, quello che ti imponi da sola. Il limite è un cartello con la scritta pericolo, è una bandiera, un muro con un buco. È un sottomarino che supera i limiti della fisica. Quando scorgi la linea, là c'è l'ombra. Sapere che la tua libertà finisce dove comincia quella dell'altro. Quando scorgi la linea, là c'è l'ombra. È una retta, è un burrone, una porta, un ponte. È la fatica, un dolore fisico permanente, è dimostrarsi forti, noi stessi. Il limite è uno specchio. Tu sotto, quattro pareti attorno e una scala per salire sulle tue possibilità. Questo è il limite. Il quadro di Escher, Relativity, è conoscenza e consapevolezza delle proprie possibilità. È il gioco delle possibilità, è lo scopo della vita, qualcosa che cresce. È la fine di qualcosa, è un impedimento stupido, il limite non esiste. Tu sotto, quattro pareti attorno e una scala per salire sulle tue possibilità. È un punto di partenza. Grazie. La scritta labirintica ci ha restituito un'emozione straordinaria, è tutto scritto là, soltanto letto quello che è scritto là. Francesco, volevi intervenire? Vuoi venire tu? Perché comunque abbiamo parlato della trasgressione, dei limiti che ci mettiamo per poi arrivare, diciamo, con una scala a superarli. Secondo lei è giusto? È giusto che il divieto... Penso di sì. Diciamo, se prendiamo tutte le possibili forme di divieto, altre cose, sì. La storia in fondo, se voi la prendete nel suo senso più ampio, decontestualizzandolo dal territorio, dalle epoche, se voi andate a vedere, è in fondo sempre un conflitto tra porti di forza diversi, no? Di qualcuno che vuole prendere un po' più di forza, avere un po' più di potere di quello che gli viene concesso. E quindi di fatto potremmo dire sì che ogni barriera, ogni divieto può essere, può diventarlo, non sempre lo diventa. In alcuni casi rimane e quindi pensiamo alla fase della schiavitù, ecco, in cui rimane una barriera e fino al momento in cui non ci si riesce a liberare da questo divieto, o pensate appunto alle discriminazioni razziali o altre cose, però poi anche lì c'è qualcuno che fa saltare i divieti e qualcosa cambia nella storia. Mi viene in mente, lo racconto perché forse è un piccolo aneddoto che però ci dà l'idea di come le cose cambiano. Dunque, nel 2008 sono stato invitato a Pisa, proprio nella tenuta di San Rossore, e c'era una giornata internazionale contro il razzismo. Sapete perché il 2008? Qualcuno viene in mente? Forse non ci siete ancora arrivati. 70 anni dall'emanazione delle leggi razziali italiane. Nel 38, settembre 38, il governo italiano fascista emana le leggi razziali. Quindi, e la firma venne messa proprio nella tenuta di San Rossore a Pisa. Per questo venne citato. Allora, tra i tanti relatori c'è un personaggio curioso, il nipote di Martin Luther King. Sapete chi è Martin Luther King, questo razziale, no? Leader dei diritti americani, no? Tanto devo dire uguale, infatti mi aspettavo di dicesse I have a dream e opposto, no? Un po' più giovane, ma e a lui, che oggi dirige la fondazione Martin Luther King,
ha fatto un percorso attraverso delle slide, raccontare, molto interessante, ma poi è finito perché mi ha colpito. Lui inizia con una foto di Rosa Parks. Sapete, conoscete la storia di Rosa Parks? Ecco, Rosa Parks è una pietra sgradita, no? Si rifiuta di alzarsi, ma che qualcosa comincia a cambiare con Rosa Parks, no? Foto di Martin Luther King, la famosa marcia di Washington, lo spezzone di Muhammad Ali, che è su skate, pugile, che si rifiutò di campione del mondo, si rifiutò di andare a combattere in Vietnam. Lo spezzone riguarda quando lui esce dal tribunale che lo condanna a 2 anni di prigione e il giornalista gli chiede perché non vuole andare in Vietnam e la risposta è perché nessun vietnamita l'ha mai chiamato sporco negro. Si farà 2 anni di prigione, uscirà, riconquisterà il titolo mondiale, però un altro paradiso. 1968, Olimpiadi Città del Messico, Thompson e Smith, dopo che primo e terzo dei 200 metri si presentano sul podio alle Olimpiadi e nel momento in cui suona l'inno alzano il pugno col guanto nero, che era il simbolo delle Pantere Nere, il movimento di lotta, squalificati a vita, tolto record, tolto medaglie, radiati da tutto. Sono tutta una serie di personaggi che hanno fatto la storia della lotta dei diritti per i neri d'America. L'ultimo era Obama, che non è ancora stato eletto, perché era luglio, sarebbe stato eletto a novembre del 2008 Obama, no? Quindi, però era il candidato. Allora, cos'è che colpiva? Che tra Rosa Parks e Obama erano passati 50 anni, non tanto, però qualcosa è cambiato. Non, vogliamo dire, non è che sia certamente stata risolta la questione del razzismo in America, ma da quando non ci si poteva sedere nei pullman a diventare candidati e diventare poi presidenti, qualcosa è cambiato, perché quei divieti c'è stata tanta gente che li ha rotti e ognuno ha rotto il suo piccolo pezzo. Muhammad Ali, i velocisti, Rosa Parks e tutti gli altri, e qualcosa si è innescato. Vi posso raccontare una storia bellissima in cui ho visto un reportage di un personaggio che nessuno forse, se vi dico chi è Osman Kalin, sapete chi è? Nessuno quasi lo sa. Beh, questo è un personaggio su cui la storia infatti ci deve essere raccontata. Questo è un signore turco che vive in Germania, trasporta merci dalla Turchia alla Germania, noci, frutta secca, vende roba ai tedeschi. Lui è sempre stato un contadino, vuole un pezzo di terra, riesce a comprare nella zona di Berlino un pezzettino di terra e comincia a costruire la sua casetta con l'orto. Ma in quegli anni, esatto, cominciano a costruire il muro di Berlino. Il muro di Berlino passa più o meno dove c'è casa sua, però c'è un punto dove doveva fare un angolo, secondo le mappe. Per risparmiare, i tedeschi dell'est cosa fanno? Tirano dritto. E lui rimane in mezzo al muro. Ora, poi, siccome i tedeschi sono precisi, no, allora ha detto, vabbè, lui non è di qua, non è di là, cominciano a dirgli, beh, però tu non puoi stare di qui. Allora, lui cosa succede? Che il muro c'era di qua sarebbe a ovest, ma il terreno su cui è appartiene all'est. E siccome loro sono rispetto le regole, per 40 anni cercano di mandarlo via legalmente. E lui per 40 anni coltiva le sue patate con quelli dell'est da una parte della finestra, da questa finestra, e l'ovest da questa parte. Poi comincia a vendere le patate a quelli dell'est, comincia a scambiare. Ora, tutta questa storia è bellissima perché sono, fino alla caduta del muro, una storia di battaglie legali tra i due blocchi continentali che non sono riusciti a mandare via questo omino che ha continuato a coltivare patate e che quando ha visto che qualcuno dell'est cercando di scappare veniva ucciso, di notte lasciava aperta la finestra di qua in modo che uno entrasse in casa e potesse uscire dalla porta all'ovest, no? Ecco, questo è un periodo incredibile che ha trasgredito tutte le regole. Quando hanno abbattuto il muro,
hanno battuto tutto attorno e la casa l'hanno lasciata. Poi adesso hanno fatto una strada a 8 corsie, volevano abbattere la casa, lui adesso ha 80 e passare i suoi nipoti, i cittadini del quartiere hanno detto no, e la casa è rimasta in una specie di spartitraffico in mezzo a un vialone, quasi a monumento, una persona che ha resistito a due poteri fortissimi e ha semplicemente perché voleva coltivare le arte. Ecco, però è una piccola storia di gente che sa anche dire di no ai divieti. Allora, mi chiedevo come mai nessuno è intervenuto stasera per dire adulti. Io penso che ci sia, allora, uno è questa fragilità, diciamo narcisistica, no? Diciamo, appunto, chiediamo ai figli che ci devono voler bene, abbiamo bisogno, diciamo, quasi di noi, di approvazione, quindi capiamo bene quanto questo veramente può provocare veramente dei problemi. Io sto parlando di pratica, sto parlando di teoria, ho letto Pietro Poli Ciame, è interessantissimo, eccetera. Lui, per esempio, un'altra cosa importante, lui in un altro libro parlava che gli adulti spesso, diciamo, prendono alla lettera il bisogno dei ragazzi di affrancarsi da loro, diciamo, di ammazzarli simbolicamente, no? Però lui nella sua esperienza ha visto quanto è importante, diciamo, per i ragazzi di adulti. Lui parla di adulti competenti, quindi non figure carismatiche, stiamo parlando di adulti che si pongono in modo esemplare. Chiaramente non può essere genitore, non può essere genitore, però per esempio può essere lo zio, può essere un'altra figura, può essere un, benissimo una figura di adulto competente, può essere di un insegnante, di un educatore, anche di noi psicologi, per dire. Insomma, io mi fermerei qui e chiaramente ringrazio Marco di questo bellissimo libro, che noi stiamo parlando anche di un libro, ci ha dato l'occasione di poter riflettere su questi temi, ripeto, che sono molto scottanti. Oggi qui è emerso poco, ma c'è tanta paura, cioè l'adolescente vive una situazione fortemente angosciosa, tutto questo viene vissuto in modo veramente drammatico, e anche da parte dei genitori. Quindi, diciamo, io qui stasera ho sentito poco questo, chiaramente si è parlato di passaggio di argomenti interessanti, diciamo, però molto più, dove sono molto più tranquillizzanti per noi, e diciamo, mentre mi occupo di questioni dove veramente si tocca l'angoscia, si tocca la difficoltà di superare questo problema. È cattivo? No, dipende. Quello che volevo chiedere io è se la, insomma, famiglia patriarcale, quella rigida, è fallita nel momento in cui ha suscitato i movimenti del 68. E, insomma, questo tutto una big generation, e poi abbiamo detto che però questo percorso è andato in loop, diciamo, e quindi si sta incrementando. Si potrà mai arrivare, c'è mai il pericolo, perché la prospettiva è terrificante, di avere una sorta di controevoluzione che vorrà tornare ad avere una figura forte? Allora, se si arriverà, non lo so, ma il pericolo c'è, ma il pericolo anzi c'è già stato forse, perché sicuramente siamo in un'epoca, e non lo dico senso solo sul piano della famiglia, ma l'allargo proprio sul piano dei diritti, siamo in un'epoca di forte regressione, stando togliendoci sempre più diritti rispetto ai decenni precedenti, diciamo di fine Novecento per intenderci, ecco. Dagli anni Ottanta in poi è tutto un percorso di erosione dei diritti, quindi attenzione, perché c'è tutto un tentativo continuo di limitare le possibilità di azione delle persone, questo a livello collettivo, sociale, politico, non per adesso nelle famiglie, però il ritorno all'immagine della figura forte, del personaggio che risolve i problemi, a cui noi italiani purtroppo siamo molto affezionati, abbiamo colpi di ventennio noi, se ci fate caso, sempre vent'anni durano i governi, e c'è una regressione, purtroppo a livello mondiale, non è una cosa in Italia forse ancora degli aspetti particolari, ma un po' dappertutto c'è,
se, sto usando una parola un po' grossa, ma una sorta di processo di restaurazione. Ecco, come dopo la rivoluzione francese c'è stato, ecco, anche che forse dopo c'è una sorta di restaurazione, di tentativo di riprendere in mano, di via via cancellare o indebolire tutta una serie di conquiste che sono state fatte. Quindi è una domanda quanto hai accettato, bisogna farci molta attenzione, perché è un periodo di regressione. Magari poi ci sarà una reazione nuova. D'altronde tutta la storia umana è fatta un po' di periodi in cui prevale una parte, poi l'altra, poi prevale, si rimbilancia. Bisogna... questa domanda voleva essere soltanto un chiarimento sul suo passo del libro, perché lei cita, non so se è un sociologo, un filosofo, non ricordo il nome, però il concetto, il concetto era il gusto come mezzo di controllo. Sì. Quindi volevo chiarimento su questo. Allora, nasce come antropologo, sociologo e poi diventa filosofo, Pierre Bourdieu. Che scrive un libro che si intitola adesso mi sfugge il nome, non è il mostro, la violenza simbolica? La violenza simbolica? No, no? Quella che no, è girato. Vabbè, poi mi verrà in mente e ve lo dico. Bourdieu riprende un po' la teoria che era da Gramsci. C'è Gramsci, dice Giorgio, Gramsci parlava di classi subalterne e classi egemoniche, che le classi egemoniche, i potenti, poi Gramsci, cioè classi padronali, impongono dei gusti e critica sociale del gusto, la distinzione. La distinzione, mi veniva in mente le classi subalterne finiscono per adeguarsi a quei gusti, a quelle tendenze, e a rincorrere le classi egemoni, però senza mai arrivarci, perché manco. Bourdieu lo prende e, diciamo, riprende questa teoria in modo più articolato e più complesso, proprio dice alla fine, se forse nel passato la distinzione era di tipo economico, no? Anni 80-90, la differenza economica si attenua un po', ma rimane una distinzione che è fatta sui gusti, sul modo, le scelte da fare. Allora, chi decide cosa fa tendenza? Sempre le classi più alte, però in un'epoca di consumismo le si rincorre. Allora, cosa succede? Non so, St. Moritz diventa il luogo di lusso. Ci vanno prima solo pochi ricchi, ma poi altri cercano di andare a St. Moritz. Ma quando arrivano troppe persone, i ricchi si sono già spostati in un'altra località, perché quella non è più per loro, no? E quindi c'è questo continuo inseguimento dei gusti, delle mode, delle scelte, del modo di vestire, degli sport, delle cose che contano, che però continua a rimarcare la distinzione. Perché quando una cosa arriva a essere di massa, non è più d'élite, non è più snob, non fa più in questo senso. E questo vale, diciamo, dal gusto del vestire al gusto musicale in tutto il giorno. Tantissime cose, ecco, lui lo fa dall'alimentazione, fa molti esempi, però in pratica è questo, ecco, che una cosa diventa, diciamo, di moda, diventa adesso cool, per dire la frase, ma quando la massa arriva a raggiungerlo non è una conquista, perché a quel punto quella cosa lì si è svuotata di quel suo significato e quindi rimani sempre nel gradino più basso. L'ho sintetizzato così, ma questo è un po' quello che dice Bourdieu. Grazie. Vediamo il film che ho fatto conto, perché so che ci sono dei ragazzi che vogliono che tu lasci un autografo sul loro libro, e quindi direi che possiamo concederci questi 10 minuti, magari più personalmente,
grazie per essere venuti. Grazie.